Ciao a tutti, da Marta e Luca della Mucchietto School e benvenuti alla lezione numero 8 di Rockabilly Jive Torino Style. Hello, for the English version of this lesson, skip to the second half part of this video. See you later. Oggi vedremo Turn Around the Belt, che è una variazione della figura vista nella lezione precedente, la numero 7, che era around the neck, intorno al collo. Oggi invece gireremo intorno alla cintura. Quindi vediamo com'è. E 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4. Ok, come sempre, cioè come sempre, come per il round the neck e come per il key turn, questa è una figura che si imposta da un giro di rientro della dama, quindi potete legarla a un tuck turn come abbiamo appena fatto, o a un push, o anche a un double push. Ritorniamo in posizione per far vedere come funziona. Da un tuck turn, e 1, e 2, e 3, fin qua tutto uguale. E 4, il giro della dama, e l'uomo ha spostato il peso sulla sinistra. E 1, passo avanti con la destra per l'uomo, mentre porta la sua mano, invece che al collo, alla sua cintura, e lì la lascia. E 2, va indietro l'uomo con il piede sinistro, la mano della dama scorre intorno alla cintura per poi essere recuperata dall'uomo, e gira di rientro della dama. Ok, quindi c'è da aggiungere qualcos'altro? No, noi qua lo insegniamo, crediamo, in maniera un po' più sobria, cioè quando la dama gira spesso vedrete cose di questo genere, che io sappia non è che le insegnano tanto, in altri stili forse sì, però per tanti quello che avete appena visto diventa questo, una bracciata a stile libero, libere di farlo. A noi non piace e non lo insegniamo, per cui quando c'è il ritorno portate la mano alla cintura, il braccio semplicemente viene lasciato morbido e portando la mano alla cintura vedete che passa già sotto il gomito, per cui girate, tacco e prendete la dama. Ve lo faccio vedere meglio. Quando la dama ritorna, il braccio rimane dov'è, qui, la cintura passa sotto. La cosa importante, se proprio dovete fare sta bracciata, fatela, se vi piace. Comunque, noi non condividiamo. La cosa importante è che non avvengano cose di questo genere, perché questa è Thai box, non è rockabilly jive, quindi potrebbe essere pericoloso per la dama. Cosa è già successa, tra l'altro, più di una volta. Quindi ripeto, 1, 2, 3, 4, mano alla cintura, il braccio sta lì, se tirate sull'avambraccio la mano passa sotto, mollate e via, e si danza, ok? Ok, vediamolo con la musica. From Honky Tonk School, let's see the lesson number 8 of this Rockabilly Jive Torino style. And today we will see the turn around the belt. Or turn around the belly if you got it. Okay, let's see it. And 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Tuck turn. 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. So as you see it, it's another kind of turn, very similar to the turn around the neck. But this time, instead of leave the girl's hand on your neck, you will put on your belt. So basically
the steps and the rhythm and everything is the same, just to change the way you leave the girl's hands. Let's see it again from a tuck turn, because of course you can use it from a tuck turn or a push or a double push. And one and two and three and four, tuck turn, one and two and three and four, ladies turn. And the weight of the man is on the left foot. On the one, go ahead with your right foot and put your, slowly, put your hand, put the girl's hand on your belt. And then two, go back with your left foot and take again the girl's hand. Then a return turn of leg. Let's see from this side. Yes. And one and two and three and four and one and two and three and four. I think it's all. Okay. Just pay attention for your arm, right arm, okay? Often this is the problem. That you have to look out, not to keep your elbow in this way while you're dancing. You have to keep your elbow slightly on your chest, okay? Not doing this. We don't like doing this. We try. Yeah. It's not classy, I think. Okay, when you are doing the around the belt, you simply can make the girl's arm pass just under your elbow. Okay. Okay. Keep it in a relaxed position. You don't have to keep this in this way. It's very, very dangerous. Don't have to keep in this way. Let's go swimming. It's like, let's go swimming. We don't like it. Many people do this. In other styles of dancing, like Lindy Hop and other kinds, some people teach in this way and some people dance with that kind of movement. But here, in our Torino style, we don't like it so much. So, be careful. Only this. Not Thai box. Not the right way. Okay, let's dance. Let's try it. Let's see it with the music.